Grazie per l'invito. Io passerò su un terreno molto più specifico dell'economista e vorrei fare una panoramica, spero di rimanere nei tempi, su come siamo arrivati alla situazione attuale, a mio avviso, e quindi quali sono le prospettive che possiamo avere. Sono un economista purtroppo e quindi sono un po' più rapido rispetto ai discorsi di chi mi ha preceduto. Ora, a mio avviso, alle origini della crisi che viviamo oggi c'è una crisi di un modello specifico di capitalismo che per semplicità possiamo chiamare il neoliberismo, che si è presentato non come ovviamente una dottrina perché arricchisce alcuni a danno di altri, ma come un insieme di teorie economiche che suggerivano una strada per il benessere diffuso, e in particolare a partire dagli anni '80, prima con la Thatcher e poi con Reagan, è iniziato a passare un messaggio che andava in una direzione opposta dal messaggio precedente, diciamo che ha visto nei decenni precedenti crescere quello che chiamano il welfare state, cioè i sistemi pensionistici, sanitari, pubblici diffusi, e che ha visto crescere il benessere perlomeno nella parte occidentale del mondo. C'è stata una reazione a tutto questo che ha avuto un consenso elettorale basata sull'idea che se si riducono le tasse che sono troppo alte, poi si libereranno più risorse per gli investimenti, gli imprenditori potranno creare nuove imprese, creare occupazione e tutti ne avranno dei benefici. Parallelamente, dopo la crisi degli anni 30 erano state imposte una serie di regole molto stringenti sul sistema bancario che evitavano le speculazioni e si sono convinti i politici e gli elettorati del fatto che eliminando tutti questi vincoli le banche avrebbero funzionato meglio, avrebbero distribuito meglio le risorse dei piccoli risparmiatori alle imprese più promettenti e avrebbero avuto più benessere. E infine che il settore pubblico è di fatto gestito a fini elettorali, a fini privati, è possibile con la corruzione e quindi c'è uno spreco di risorse quando il settore pubblico a gestire l'economia, mentre se privatizziamo la logica del profitto motiva di più l'organizzazione, anche qui avremo un forte aumento di benessere. E questo è quello che poi è accaduto, cioè queste sono state le politiche messe in piedi dei governi prima inglese e poi americano e poi più o meno diverso, più o meno diverso anche nei paesi europei. E le conseguenze oggi le conosciamo e erano ipotizzabili anche da prima, e in particolare la distribuzione del reddito sì, ha fatto crescere gli investimenti, abbiamo avuto quella cosiddetta new economy che ha fatto esplodere le aziende legate a internet e così via, ma questa crescita degli investimenti è stata effimera e sicuramente non ha creato un aumento dell'occupazione del benessere generalizzato, ma ha concentrato il benessere in un piccolo gruppo sociale. L'eliminazione dei controlli sulle banche, invece di portare a una migliore distribuzione del rischio, ha consentito alle banche di adottare dei nuovi modelli di comportamento in cui riuscivano a scaricarsi del rischio di un prestito su soggetti terzi, con comportamenti che erano al limite della frode, se non quando non erano delle vere e proprie frodi, e quindi ha portato a instabilità finanziaria. E infine la privatizzazione della gestione dei beni pubblici è qualcosa di discutibile, su questo non so se ci sono degli studi definitivi che mostrano che il successo che si auspicava nei neoliberisti sia stato oppure no, ma mi sembra di vedere che nei paesi che per primi hanno adottato queste politiche, per primi hanno iniziato a vedere che gli effetti non erano quelli desiderati. E questo sistema neoliberista che ha avuto e che ha tuttora un forte sostegno politico è a mio avviso alle origini della crisi, e la crisi è partita già alla fine degli anni 90 con un aumento progressivo dell'indebitamento delle famiglie americane. Ora, perché si indebitavano le famiglie americane?
per una serie di motivi. Il primo è che di fatto il salario medio, il salario di una famiglia media, è rimasto praticamente stabile per un lungo periodo di tempo, mentre il reddito di una piccola parte della popolazione invece aumentava, e quindi aumentavano le disparità di reddito, che sono piuttosto visibili, perché appunto se guardiamo qualsiasi telefilm americano abbiamo un certo modello di vita che diventa tutto sommato il riferimento al quale ci contrapponiamo, e di conseguenza la famiglia media cerca di emulare uno stile di vita che gli ha stesso, ma ha uno stipendio che in termini reali non aumenta, quindi non consente questa cosa. Parallelamente sono aumentate una serie di costi, in particolare negli Stati Uniti il costo della sanità e il costo dell'istruzione, che sono costi per beni tutto sommato essenziali e che crescevano anche questi più rapidamente della possibilità data dal reddito. E contemporaneamente la deregolamentazione delle banche ha esteso l'accesso al credito, quindi c'è chi dice ci si è indebitati di più perché le banche adesso concedevano questi prestiti, c'è anche chi dice no, in realtà siccome le banche avevano poco rischio di fare prestiti, sono le banche che hanno convinto i risparmiatori a indebitarsi. Quello che qua, diciamo, quale sia la verità, probabilmente un misto di entrambe le cose, la conseguenza è un aumento dei debiti privati. In più ci sono stati degli squilibri, in particolare gli squilibri commerciali, dove la Cina per crescere ha scelto una strategia di bassi costi e difesa di bassi costi tramite il cambio. Questi effetti possiamo tornare, sono sicuramente presenti, ma non sono centrali in quello che voglio raccontare. La crisi del debito americano si è tradotta proprio in un accumulo di crediti che le banche americane prima e poi le banche europee avevano nei confronti in particolare delle famiglie che compravano casa, e a un certo punto questa che si chiamava bolla è esplosa, quindi le banche hanno scoperto che questi che per loro erano dei crediti, degli attivi, erano inesigibili, hanno iniziato a fallire, e questo ovviamente comporta una crollo dei redditi, crollo della ricchezza che si è trasmesso anche all'Europa. Le banche europee avevano acquistato a gran bassa tutti questi cosiddetti titoli di spazzatura degli Stati Uniti, e anche loro sono andate in sofferenza e hanno chiesto un intervento pubblico. Quindi qui c'è stata una sospensione dell'ideologia del neoliberismo che dice che lo Stato è cattivo e non dovrebbe intervenire nell'economia, e invece si è chiesto un intervento di salvataggio ai governi per i sistemi bancari. Perché se il governo trasferisce risorse, liquidità alle banche, avrà un deficit, a meno che non decida di aumentare le tasse per raccogliere il denaro dei cittadini. Quindi il deficit pubblico è stato generato di fatto da questa crisi. In aggiunta, quando un paese va in crisi e i redditi iniziano a scendere, automaticamente i cittadini pagano meno tasse perché hanno guadagnato meno, e anche questo contribuisce ad aumentare il deficit pubblico. E tutto questo è normale perché non si chieda immediatamente di sanare questo deficit, perché quindi si sana il deficit, o aumentando ancora le tasse per i cittadini che già hanno un debito più basso, o tagliando i servizi e riducendo ulteriormente il benessere dei cittadini. E a questo punto i mercati finanziari si sono resi conto che c'erano delle opportunità di guadagno europea, che vedremo tra pochi minuti, e hanno iniziato un attacco contro i cosiddetti debiti sovrani, cioè debiti dei governi, che ha fatto aumentare il tasso di interesse e quindi il costo che i governi devono pagare per ottenere liquidità, aumentando ulteriormente il deficit. E siamo arrivati ad oggi, cioè all'imperativo di ridurre questi debiti con politiche di austerità, che, come quello che dicevo prima, causano ulteriore recessione, ulteriore diminuzione dei redditi e quindi un ulteriore aumento dei deficit pubblici, quindi c'è un cane che si muove la coda. Vediamo di capire un po' più in dettaglio gli aspetti anche monetari e della gestione dell'euro, che ci interessano un po' più da vicino, perché uno dei punti centrali su cui oggi dobbiamo ragionare è
se quest'euro e gli accordi che hanno portato all'euro sono accordi che, diciamo, possono sopravvivere a questa crisi o come dovranno evolvere. E molto rapidamente ho immaginato che qui il pubblico non sia un pubblico di economisti, che qualcuno debba spiegare gli aspetti fondamentali. Fino al 71 c'era un sistema dei pagamenti basato sull'oro, quindi c'era una convertibilità del dollaro con l'oro e una convertibilità delle altre valute, compresa la lira, con il dollaro. Per cui la moneta, le banconote che tutti usiamo, erano, diciamo, basate sulla fiducia che qualcuno, Banca Centrale Americana, poteva convertirle nell'oro, che è qualcosa che chiunque accetta come pagamento anche per conservare il potere d'acquisto del tempo. Ma dal 71, per una serie di motivi che potremmo discutere ma che non ci interessano adesso, gli Stati Uniti sospesero questa convertibilità e è diventato un periodo in cui la moneta è una moneta fiduciaria, nel senso che per legge dobbiamo usarla per effettuare pagamenti, per legge il tabaccale deve accettarla se compra le sigarette, ma nulla ci garantisce che possa essere convertita in un qualcosa di prezioso se non appunto una legge imposta da un governo. E di conseguenza il valore di una moneta rispetto a un'altra è diventato qualcosa che dipendeva anche dalla fiducia che le persone hanno in quella particolare valuta piuttosto che un'altra. In questa situazione il tasso di cambio, cioè il prezzo che devo pagare per comprare un'altra valuta, veniva determinato automaticamente dalla domanda e dall'offerta di questa valuta, che a sua volta dipende dagli scambi di un paese con l'estero, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda i titoli. E in una situazione del genere, se un paese è in difficoltà, compra troppo oppure ha una fuga di capitali, automaticamente la sua moneta si svaluta e quindi le sue merci diventano più convenienti per gli stranieri compreranno di più e tutto torna automaticamente in una situazione sostenibile. E quindi la svalutazione, che forse avete sentito nominare uno dei peggiori mali possibili, è un'ottima cosa. In realtà, perché un sistema di cambio che vengono determinati in questo modo corregge gli squilibri. Ha due effetti negativi, che oggi vengono molto enfatizzati. Il primo è che la svalutazione rende più caro quello che compriamo all'estero e quindi può aumentare i prezzi interni. Questo è sicuramente vero. Quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è che una svalutazione in realtà ha un effetto sui prezzi, ma un effetto molto contenuto. Forse è più importante il fatto che se io svaluto e quindi rendo le mie merci più convenienti, i paesi contro cui svaluto si arrabbiano perché le loro merci diventano più care, quindi vendono di meno, e quindi è considerata una politica aggressiva. E per questo motivo non è, diciamo, sempre auspicabile che venga usata illimitatamente. In Europa questa flessibilità dei cambi non durò molto e ci fu una serie di accordi, serpente monetario e così via, ma che comunque consentivano queste fluttuazioni, quindi questi riequilibri. E l'Italia ha aderito a questi accordi, però ha usato regolarmente la svalutazione per risolvere i suoi problemi che erano quelli di un'inflazione interna troppo alta rispetto ad altri paesi, fino a che abbiamo deciso di adottare l'euro, evitare questi accordi di cambio, e già prima di decidere questa cosa, di fare questa scelta che ci toglieva la possibilità di usare il cambio per affrontare problemi economici, abbiamo fatto un'altra scelta importante, e cioè c'è un qualche legame tra la quantità di moneta che mettiamo in circolazione e il cambio di questa moneta con le altre. Potremmo dire in linea generale che se stampiamo troppa moneta, il tasso di cambio di questa moneta rispetto alle altre dovrebbe deprezzarsi. Fino all'81 la quantità di moneta che veniva creata in Italia di lire era decisa dalla Banca Centrale, ma tutto sommato in accordo con i governi. Quindi potremmo dire che c'era, tra virgolette, un controllo democratico sulla politica monetaria, sulle decisioni della Banca Centrale. Nell'81 si decise che questa cosa non era buona,
poche settimane fa a Roma sentivo Vincenzo Scotti, un ex mi pare sottosegretario, forse anche ministro del Cristiano, che diceva si decise questo divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro per togliere il baratto della martellata dalle mani dei politici, perché appunto se un politico vuole spendere a fini elettorali, come sia, e la banca centrale gli stampa le banconote per coprire queste spese, il politico lo può fare. E la, diciamo, nelle parole di Scotti, questa è la situazione che si era creata, e già lì si decise quindi che la gestione della politica monetaria doveva essere tolta da un controllo democratico del governo e affidata a dei tecnici di quelli della Banca d'Italia. E tutto sommato l'ingresso nell'euro ha seguito la stessa logica. C'erano ottimi motivi per voler integrare l'Europa dal punto di vista finanziario e anche politico, e all'epoca, spero di sapere, perché si diceva che il vero motivo per fare l'euro, la zona dell'euro, era un motivo politico. La cosa più semplice da fare per cominciare era avere un'unica valuta, ma quello non era l'obiettivo vero che avevamo, l'obiettivo vero era diventare tutti europei e così via. Tutti i passi per arrivare all'obiettivo vero non sono stati fatti. L'unico passo che è stato fatto è stato quello di creare questa moneta unica e crearla con un sistema di regole molto specifico, e in particolare si decise che la Banca Centrale Europea doveva solo tener conto dei prezzi e non anche di altre cose, come ad esempio la disoccupazione. Negli Stati Uniti la Banca Centrale nei suoi obiettivi di statuto ha sia il controllo dei prezzi sia la lotta alla disoccupazione, quindi quando l'economia entra in crisi la Banca Centrale Americana ha il mandato di occuparsi del problema e risolverlo, mentre la Banca Centrale Europea non ha questo mandato. In più la Banca Centrale Europea si ha una serie di di controllo da parte dei paesi membri, ma non è un'istituzione rappresentativa nominata tramite il voto dei cittadini. E si sapeva già all'epoca che questo sistema avrebbe creato dei problemi, perché i vari paesi europei non erano pronti ad avere una unificazione monetaria e i sistemi che sono stati sistemi per operare questi problemi erano troppo deboli, sul cosiddetto sistema dei fondi strutturali che dava delle liquidità ai paesi, alle regioni più povere. Quindi i motivi della crisi erano già chiari nel 92. Il mio docente mi ha formato, mi ricordo, scrisse appunto nel 92: dobbiamo enfatizzare già dall'inizio che stabilire una singola valuta in Europa porterà alla fine della sovranità delle nazioni che ne fanno parte e al loro potere di avere azione indipendente sui problemi principali, perché il potere di emettere la propria moneta, di scrivere segni sulla propria banca centrale, è l'aspetto fondamentale che definisce l'indipendenza nazionale. Se un paese abbandona o perde questo potere, acquisisce lo stato di una autorità locale o di una colonia, e le autorità locali e le regioni non possono svalutarle, ma perdono anche il potere di finanziare loro deficit creando moneta o tramite altri meccanismi finanziari, e non possono influenzare i tassi di interesse. E siccome le autorità locali non hanno nessuno degli strumenti per una politica macroeconomica, la loro scelta sarà limitata a momenti di minore importanza, un po' più di scuole, un po' più di infrastrutture, un po' più di infrastrutture, che è esattamente la situazione in cui ci troviamo oggi. E come vedete era chiara già nelle regole di formazione dell'euro all'inizio degli anni 90. Quali sono i problemi dell'euro? Quindi, i problemi dell'euro sono dati dal fatto che se il tasso di cambio è fisso non si può usare per eliminare gli squilibri, come vi ho detto prima. E quindi se una regione sta vendendo più di quanto compra, accumula crediti, ma se fa questo c'è qualche una qualche altra regione che sta accumulando dei debiti. Ora, se le regioni sono interne a un paese, pensiamo al Mezzogiorno e al Centro-Nord dell'Italia, e però c'è un sistema fiscale che vale per l'intero paese, automaticamente la regione che cresce di più paga più tasse, la regione che cresce di meno riceve più sussidi,
in qualche modo questo meccanismo viene, non dico eliminato, ma perlomeno temperato. Se c'è anche una politica industriale, come c'è stata in Italia fino agli anni 70, che fa investimenti nella regione svantaggiata e la consente di diventare più autonomo e sostenibile, lo spirito può essere annullato definitivamente. Ma se manca questo meccanismo, e in Europa questo meccanismo manca, l'accumulazione di crediti da parte di una regione, in questo caso della Germania e di altri paesi vicini alla Germania, implica inevitabilmente il debito degli altri e quindi una crisi. E la Germania ha proprio adottato questa strategia di basarsi, questa strategia neomercantilista, di basarsi sulle proprie vendite all'estero, proprio con i paesi più deboli dell'area europea, che non avendo più lo strumento della svalutazione, non avevano modo di contrastare questa cosa se non comprimendo i salari, cosa che ovviamente non era nelle intenzioni, perché siamo entrati nell'euro per aumentare il nostro benessere, non per ridurre i salari dei lavoratori. E poi ci sono stati quei meccanismi di cui ho detto prima, c'è cioè una crisi finanziaria, un aumento dei deficit e così via, e se andiamo a guardare i dati ci accorgiamo che i debiti pubblici e i deficit non erano alti né prima dell'entrata dell'euro né prima della crisi del 2007. Quindi i deficit pubblici non sono per nulla la causa della nostra crisi. E quindi la conseguenza è che non sono quelli a cui dobbiamo guardare per risolvere la crisi. In più, il debito pubblico, come qualunque debito, è sempre un credito di qualcun altro. Quindi quando ci vengono a dire ogni cittadino che nasce a 8.000 euro di debito, possono dirci che qualcun altro ha 8.000 euro di crediti. Ora, se è il papà di questo bambino che crediti, tutto sommato è una storia interna alla famiglia, cioè è il papà che ha deciso di costruire scuole e ospedali per suo figlio, e suo figlio quando crescerà e guadagnerà di più, avrà un credito più alto, ripagherà le spese che sono state fatte nel passato. Quindi il problema del debito pubblico è un problema di distribuzione, di come noi vogliamo decidere quanto dei servizi che forniamo ai cittadini facciamo pagare oggi e quanto li facciamo pagare nel futuro. E la logica vorrebbe che quando il benessere aumenta, il cittadino ha più possibilità di pagare i servizi pubblici, quando c'è una crisi ha meno possibilità, quello non è il momento in cui chiedere un rimborso di questi costi. In più il cosiddetto problema del debito pubblico, cioè come pagare questi servizi, come abbiamo detto, può essere anche risolto tramite la stampa di moneta, cioè l'intervento della banca centrale. Ma la banca centrale europea non può farlo per statuto per la logica neoliberista, cioè il governo è cattivo, se gli diamo la possibilità di creare moneta a dismisura lo farà per motivi che non hanno a che fare con il benessere, quindi dobbiamo vietare. C'è una componente che dice ma se stampiamo troppa moneta poi ci sarà inflazione, e questo è vero in parte, ma solo quando nel sistema economico si sta già creando tutto quello che si può creare, come dicono gli economisti, tutte le risorse produttive sono utilizzate. In quella situazione, se stampiamo più moneta, la moneta rincorre dei beni che non possono aumentare, quindi i prezzi di aumento. Ma quando c'è disoccupazione, quando le imprese stanno producendo molto meno di quello che potrebbero, se stampiamo più monete, quindi creiamo anche artificialmente più domanda, questo mette in moto maggiore produzione, maggiore creazione di reddito, e non c'è alcun motivo per cui questa cosa debba tramutarsi in una crescita dei prezzi. Quindi il fatto che più moneta uguale più inflazione è vero solo in certe situazioni che sicuramente non si hanno come un paese. Dobbiamo invece chiederci, come già suggerivo, che effetti abbiamo quando introduciamo l'austerità. Quindi sono pazzi questi tedeschi che dicono che dobbiamo fare l'austerità per risolvere il problema? Non necessariamente, perché il modello teorico neoliberista dice che appunto il governo, quando spende, danneggia l'economia perché sottrae risorse agli imprenditori. Se il governo spende 1.000 euro, 1.000 euro di investimenti privati che non vengono fatti, e in più c'è una serie di disincentivi, quindi
dicono loro, se il governo spende fa un danno, quindi se spende di meno fa il bene del paese. Come diciamo noi, ha un moltiplicatore negativo della spesa pubblica. E quindi dovremmo vedere che con l'austerità le imprese iniziano immediatamente a investire molto di più. Quello che stiamo vedendo oggi in Grecia, in Italia, in Spagna, in Portogallo, è proprio il contrario, cioè quello che Keynes e le teorie keynesiane hanno sempre sostenuto: la spesa pubblica ha un effetto positivo e anche forte sull'economia di un paese, quindi quando riduciamo l'austerità si ha un crollo dei redditi e anche un crollo delle aspettative, il profitto, quindi anche un crollo degli investimenti e così via. Quindi dire austerità e crescita dire due cose che sono l'una l'opposto dell'altra. Non si può avere austerità e crescita. E è anche interessante capire l'austerità come viene fatta, perché se l'austerità viene fatta tagliando i salari, tagliando le pensioni, gli effetti sulla distribuzione del reddito sono di un particolare tipo. Se l'austerità viene fatta salvaguardando i tassi di interesse che i governi pagano sul loro debito, cioè il famoso spread, se lo spread è deciso dai mercati, stiamo dicendo che noi vogliamo salvaguardare gli interessi dei creditori, delle banche che hanno il credito, che è un debito del governo. In tutto questo, una delle teorie di cui si sta discutendo un po' in Italia è la cosiddetta modern value, su cui andrò molto rapidamente, perché a mio avviso è una proposta che è stata completamente stravolta e che è partita da studiosi e colleghi dell'Institute degli Stati Uniti. Fondamentalmente la Modern Money Theory che cosa dice? Ci dice quello che vi ho appena spiegato finora, e cioè se un sistema economico è in crisi è compito del governo intervenire con una spesa aggiuntiva, e se non ci sono risorse liquide per farlo, è un bene che la banca centrale stampi nuova moneta per finanziare queste spese. Quindi l'idea è che il governo dovrebbe avere ancora la piena occupazione. Se le imprese non creano posti di lavoro, i risultati aumentano, il compito del governo dovrebbe essere creare posti di lavoro mancanti con una serie di meccanismi che garantiscono, su cui possiamo, se volete, discutere, che garantiscono che questi posti di lavoro non danneggiano le prospettive delle imprese private di creare altri posti di lavoro, quindi che il governo non entra in concorrenza con le imprese nella produzione. Quindi il governo non dovrebbe creare una fabbrica di pomodori pelati o una fattoria, ma dovrebbe creare posti di lavoro nei cosiddetti beni pubblici, quindi nella sanità, nella tutela del territorio e una serie di altre cose di questo genere. Quindi la moderna di Dio sostanzialmente dice: compito del governo in una crisi è creare una produzione, compito della banca centrale è finanziare questa spesa pubblica aggiuntiva se non ci sono le risorse per farlo. Il problema è che la moderna di Dio ha una serie di implicazioni che sono molto provocatorie e piacciono molto a una serie di persone, per cui per esempio l'implicazione è che se noi possiamo finanziare tutto stampando moneta, non è perché abbiamo le tasse. Intanto la moderna di Dio dice anche sì, ma le tasse ci sono perché se la moneta non serve per pagare le tasse, perché mai ci dovrebbe avere dei pezzi di carta con scritto 10 euro o 1000 lire, che sono dei pezzi di carta. Quindi il pezzo di carta ha una legittimità solo legale, la legittimità legale viene dal fatto che il governo può essere pagato con pezzi di carta, se crolla questo crolla tutto. Inoltre il cittadino che paga le tasse vuole qualche riferimento sul servizio che mantiene le tasse che lui paga. Quindi se noi abolissimo le tasse e pagassimo tutti i servizi stampando moneta, questo crea una serie di meccanismi di inflazione un po' complessi, sicuramente si potrebbe fare, ma sicuramente avremo un problema fenomenale, perché cadrebbe qualunque legame per il fatto che io pago il biglietto dell'autobus per usare l'autobus, c'è il legame tra contributo che si deve dare e servizio che si ottiene, prima di tutto, e in secondo luogo, ancora più importante, cadrebbe la possibilità per il governo di redistribuire reddito. La nostra Costituzione dice che
e dovremmo usare un sistema non proporzionale ma progressivo, cioè finché ha un reddito più alto dovremmo diminuire più che proporzionalmente al finanziamento dei servizi pubblici e così via. Quindi su questa modalità io vi ho diciamo, una discussione un po' confusa perché qualcuno dice ma l'inversione non è un problema perché in realtà il vero problema è che non possiamo stampare le banconote, ma in realtà l'inversione è un problema perché di nuovo fallisce l'obiettivo di redistribuzione diciamo l'allocazione del costo dei servizi in modo equo tra i cittadini. Altri possono dire stampiamo moneta perché le pensioni sono basse, invece se stampiamo moneta possiamo dare dei pensionati. Questo non ha nulla a che fare con quali erano i titoli, è un po' complicato capire se questo meccanismo funzionerebbe, sarebbe efficace oppure no. Quello che invece sarebbe utile e fondamentale non è stampare le banconote e regalarle in giro, ma creare posti di lavoro. Quindi su questi aspetti possiamo, se volete, tornare. Sicuramente è vero che noi non possiamo fare questo oggi con l'attuale assetto istituzionale e sicuramente è vero che dobbiamo ripristinare la sovranità monetaria, cioè un controllo democratico sulla politica monetaria. Il problema è che si sta cercando di capire se si può fare a livello europeo, mantenendo l'euro, o se dobbiamo decidere che l'euro è fallito e dobbiamo tornare ai valori nazionali. Quindi, se pensiamo che questa cosa si possa fare con l'euro, dobbiamo correggere le istituzioni europee nel modo che ho detto prima, che già era chiaro all'inizio di tutta la storia, e in particolare dobbiamo introdurre una serie di sistemi che automaticamente redistribuiscano il debito dalle regioni più ricche d'Europa alle regioni meno ricche e che prevedano dei interventi di politica industriale cospicui, non quelli che ci sono già oggi, per consentire alle regioni in difficoltà di crescere e diventare di nuovo autonome. Tutte queste cose si potrebbero fare molto rapidamente e il fatto che i governi attuali non le abbiano fatte né dicano di volerle fare inizia a far pensare che forse non c'è la volontà politica di farle e quindi tutta la crisi non è un problema economico, ma è un problema politico. E se i cittadini, per esempio, so che i cittadini greci sono soldati, potrebbero tutti restare nell'euro, anche se l'euro, l'assetto attuale dell'euro, sta massacrando. Quindi c'è un problema politico, c'è un problema di democrazia, cioè non si riesce, si è perso il collegamento tra la volontà dei cittadini e quello che viene fatto. Se è impossibile rimanere nell'euro, si può sempre uscire e tornare a una propria. Ora, questa cosa è più o meno possibile, più o meno costosa in base a tutta una serie di aspetti che riguardano i diversi paesi. Per esempio, è sicuramente una follia per un paese uscire dall'euro se tutti i suoi debiti sono denominati in euro e il paese non ha la capacità, la sovranità sui contratti per portare una nuova valuta. Quindi, se noi uscissimo dall'euro e avete avuto un euro fatto con una banca tedesca che dovete pagare in euro e voi iniziano a pagare in lire e la lira si svaluta del 20% sull'euro, il vostro mutuo con la banca tedesca diventa più caro del 20% e quindi questo è molto costoso. Ma se abbiamo la sovranità per dire che il vostro mutuo in euro viene convertito in lire a un tasso di cambio predefinito e quindi da oggi in poi pagherete in lire, che la lira si svaluta rispetto all'euro non interessa più perché voi comunque pagherete in lire i vostri obblighi contrattuali. Quindi, per esempio, la Grecia ha una grossa parte del debito denominata sotto la giurisdizione greca che può convertire in una nuova valuta e quindi a mio avviso, da questo punto di vista, la strada spianata per uscire dall'euro se volesse, mentre paesi come l'Irlanda hanno un debito tutto denominato in contratti di diritto anglosassone che non potrebbero riconvertire a meno di contenziosi notevoli a livello internazionale, quindi uscire dall'euro non è un problema. Sicuramente risolti questi problemi avremo la svalutazione non è una cosa pazzesca come dicono alcuni,
direi che è un po' di inflazione, ma un'inflazione limitata, e sicuramente però non ci si fermerebbe qui, sarebbe necessario, se non indispensabile, reintrodurre delle limitazioni ai movimenti di capitale per chiudere con una logica neoliberista che è quella che ha dominato negli ultimi decenni. Due parole finali sul debito pubblico italiano, e perché qui c'è un aspetto che già un pochino ho collegato, che è legato anche all'evasione. E secondo me uno dei problemi dell'evasione in Italia, diciamo, è nata, cosa che sappiamo tutti, c'è un piccolo nucleo di società, di individui che possono evadere molto il loro reddito, e lo possono fare da tanti anni. Quindi questo ha creato un calo nel gettito che il governo ha per pagare i servizi e ha costretto i governi a aumentare le aliquote. Ma quando io aumento le aliquote do anche un incentivo a evadere il prima possibile, quindi si è arrivati in una situazione di stallo in cui pochi che non possono evadere pagano cifre sostenibili e tutti quelli che possono in qualche modo evadere evadono, e questo distorce completamente la situazione e contribuisce alla logica del neoliberismo, cioè il governo è un qualcosa che c'è un nemico, cerca di toglierci delle risorse, se invece il governo sparisse io riuscirei a vivere molto bene senza dover pagare questi odiosi balzelli, però non si pensa al fatto che nessuno poi asfalterebbe la strada o pagherebbe il salario della scuola in figlio. Di fatto quelle che mi sembrano soluzioni ragionevoli, almeno condivisibili, stanno iniziando ad emergere. Ci trovo molti punti di contatto con cose che ho sentito del movimento umanista, anche se sono di solito i partiti considerati di sinistra. Per esempio Syriza, un partito molto quotato in Grecia come potenziale vincitore del prossimo turno elettorale, ha un programma che è confuso su alcune cose, che adesso dirò, ma fondamentalmente sostiene qua abbiamo un problema di distribuzione, i più ricchi per troppi anni non hanno pagato e adesso devono pagare il conto, e da lui non avendo una serie di risorse per rifinanziare tutte quelle categorie che hanno subito dei danni, dei tagli dello Stato sociale e così via. E anche loro hanno chiaro che c'è un problema di finanziamento, e qua c'è la confusione, perché lo dico, dobbiamo esigere dall'Unione Europea un cambiamento del ruolo della Banca Centrale perché stampi gli euro. Però in che modo esigere? Perché loro, se avessero dovuto fare questo, fare già 4-5 anni fa, bastava di far incontrare il premier spagnolo, l'italiano, il premier, quello portoghese e dire: cari amici, facciamo tutto in comune contro la Grecia e la Francia, cambiamo le regole di funzionamento della banca centrale, perché se ci dicono di no, allora facciamo una bella bancarotta, tutti i nostri debiti sono crediti delle banche centrali francesi, li facciamo fallire come sono fatti loro. Se non si è fatto questo, che probabilmente era una strada abbastanza indolore per risolvere la crisi prima che cominciasse, è difficile pensare che oggi si sbatti pugni sul tavolo, poi la Merkel cambia lo statuto della BCE. Quindi c'è un po' di confusione su questo, e c'è un po' di confusione in Syriza anche sul fatto che non è che vi dicano che in modo chiaro dagli aumenti delle tasse che loro prevedono riescono a finanziare tutto il settore pubblico. Se io posso spiegare credibilmente dove prendo il denaro per pagare le pensioni, metto dei sussidi e quant'altro, faccio un populismo e poco altro. Però, per esempio, il programma di pensioni in Francia aveva più o meno gli stessi temi, e quindi abbiamo fatto quel piano finanziario che dimostravano che si riusciva a sostenere tutto l'aumento di quello che sempre volevano fare con gli aumenti delle imposte che abbiamo anche una serie di altri problemi che sono derivati dal neoliberismo, di cui credo di più di oggi, e che tutte le vie d'uscita della crisi prevedono un qualche ritorno a un ruolo centrale del governo nella gestione della cosa pubblica per il benessere collettivo. Però sono anche che ci dicono che i politici rubano,
E quindi finché non risolviamo questa cosa, finché non c'è un qualche meccanismo, presumo che poi si apre la democrazia diretta, che sostituisce al politico di nulla un qualcuno che invece agisce per interesse della collettività, da qui non si esce, perché se non si esce per questa strada, allora l'alternativa è il neoliberismo ancora più esteso, ognuno per sé, e a come si va a finire. Abbiamo un campo di informazione pubblica ancora di più. E sull'ultimo punto, appunto, se usciamo dall'euro, quando abbiamo risolto i nostri problemi, c'è qualcosa su cui anche riflettere, perché i problemi di cui ho parlato, Germania, Grecia, Italia, sono gli stessi che abbiamo nell'anno, ci troviamo in mezzogiorno, che come sapete anche la parte degli elettori della Lega non veniva risolta in questo modo. Grazie.